chiacchiera quando facevamo il filmato con Giulia. Sono contento che siamo qui con il grande ingegnere, uno degli ingegneri antonomastici del paese. Ce n'è pure uno che è antonomastico senza essere ingegnere, ecco. È vero questo. Oh, quindi la chiacchiera, non c'è bisogno di arrivare a Heidegger, che poi non è un grande filosofo Heidegger, ecco. L'inautentico, da una parte l'autentico, dall'altra l'inautentico. L'inautentico per Heidegger è caratterizzato da tre elementi: curiosità, chiacchiera, equivoco. Basta pensarci, è proprio così, non è una gran filosofia. Basta notarla, ecco, basta notarla. Ora, la chiacchiera, beh, si parlava poc'anzi al bar, e vorrei che inquadrassi pure lui perché faceva parte di un gruppetto cui facevo parte pure io, perché mi è venuta in mente questa cosa circa la chiacchiera. Beh, parlavamo dei preti poc'anzi, e che cosa dicevo io? E che voi preti siete fregati dal fatto che o la chiacchiera vi dà del Don Giovanni, o la chiacchiera vi dà del ladro, o la chiacchiera vi dà dell'ambedue, oppure, se non siete nell'una o nell'altra cosa, vi dà del fesso. Quindi questo è la chiacchiera. La chiacchiera ha sempre ragione. Non se ne esce, Non capisce mai nulla, consuma, è un tritatutto, Ora, tra i chiacchieranti, appena mi hai chiesto della chiacchiera, mi sono venute in mente di colpo due categorie. Le befane o i befani, non c'è bisogno di definirne il sesso, e i tromboni. Ecco, chi sono le befane o i befani? Le befane e i befani sono i tipi salottieri, i tipi che devono aver letto qualche libro, ma non a leggerlo per intero, anche perché insomma, si perde tempo a leggere un libro per intero. Essere più o meno informati su qualche nome, fare talora il bastian contrario, quindi che so io, si ama Woody Allen, poi a un certo momento c'è qualcuno che non lo ama, e allora nasce la chiacchiera su Woody Allen, senza nulla intendersi, senza aver mai visto Buster Keaton, senza aver mai visto Carmelo Bene, senza aver mai visto Visconti. Ecco, questo è un esempio, sono le befane. In genere sono intellettuali marxisti, quindi di quelli che col cosiddetto popolo non parlano, perché il popolo è ignorante, secondo loro. Ecco. Chi sono invece i tromboni? Sono più simpatici i tromboni, e a me, se posso dirlo, mi vengono in mente due tromboni che nominerò tra poco. Il trombone è paesano. Il trombone ammira in maniera ingenua e meravigliosa i grandi monumenti della cultura. Dov'era la sede dei tromboni? Nella famosa e meravigliosa bottega di Bobordi, che era la nostra sartoria, dove ogni tanto si riunivano i tromboni e io, meravigliosamente scemo, ci andavo sempre a sentire i grandi che parlavano, e una sera un trombone, per la gioia e l'approvazione di tutti gli altri, disse che non si poteva vivere senza la conoscenza del latino e del greco, e a momenti non scoppiò un applauso generale. Chi era il trombone in questione, lo dico con tutto l'affetto di questo universo, era mio padre. E uno degli approvanti era suo padre. Ora, io so benissimo che mio padre, dall'ultimo anno del liceo alla morte di latino e di greco, non lesse una sillaba, probabilmente anche suo padre. Quindi pensai, se costoro sostengono che senza latino e greco non si può vivere, perché non fanno un bel suicidio generale? Ecco. E questo è tutto. Quindi da una parte il befanismo, che è un po' irritante, poi diventa dolce pure quello, perché la vita, insomma, è fatta così. E diceva benissimo Leopardi, non c'è nulla di meno filosofico che di voler filosofica tutta la vita. Sei d'accordo, Eugenio? Ecco, quindi abbiamo ricordato questa bottega nella quale abbiamo passato ore e ore a chiacchierare. Poi si faceva, come al solito, si facevano le misurazioni. Quindi chi è il primo dei poeti? Chi è il primo degli scultori? Chi è il primo dei pittori? E Maradona ancora non c'era, quindi era sempre paragonato a Pelé. Quindi il più grande dei poeti era il Pelé dei poeti, il più grande dei pittori, il più grande dei musicisti erano sempre il Pelé della situazione. Per cui, individuando Pelé, si chiacchierava però a trombonate, grazie a Dio, e non a befanate. E fu molto divertente.